Il libro che vi voglio consigliare è L'Orlando Furioso e Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. E per consigliarvelo vi leggo proprio un piccolo estratto proprio della critica che Calvino fa su Ariosto, che riguarda l'episodio centrale del Palazzo di Atlante e della sua distruzione. Il palazzo, ragnatela di sogni e desideri e invidie, si disfa, ossia cessa d'essere uno spazio esterno a noi, con porte e scale e mura, per ritornare a celarsi nelle nostre menti, nel labirinto dei pensieri. Ecco che il labirinto prigione esterno del Palazzo di Atlante si trasforma nel labirinto interiore. Ed è importante perché Calvino parla del nostro labirinto interiore, rendendo contemporaneo il testo di Ariosto. Effettivamente sono i desideri, le pulsioni, le ossessioni a guidare l'agire umano e anche il mondo. Tanto che se per gli antichi cavalieri di Ariosto l'ossessione poteva essere il cavallo, adesso purtroppo l'ossessione possa essere la non accettazione di un amore finito. Tutto questo ovviamente viene raccontato con leggerezza, con ironia, sia da Ariosto che da Calvino stesso, perché il poema, come dice Calvino, è un gioco, ma come tutti i giochi, sia degli adulti o dei fanciulli, così come le fiabe, nascondono dentro di sé un qualcosa di serio, diciamo così, un insegnamento per la vita e per conoscere il mondo. E quindi consiglio la lettura anche del Furioso originale, ma di questo raccontato da Calvino, proprio per conoscere noi stessi, le nostre follie, e anche quelle del mondo.